Wirecard è un'azienda tedesca che si occupa di pagamenti digitali. Stando al sito web, utilizzando la loro intelligente piattaforma finanziaria, tutti i sentieri portano al successo. Andiamo a scoprire questa piattaforma che offre possibilità illimitate. Beh, effettivamente, riuscire a far sparire 2 miliardi di euro dimostra una certa abilità. Questo è il futuro del commercio finanziario. Quale? Far sparire i contanti e truccare i bilanci? Interessante. La cosa più buffa è che sul sito web dell'azienda non ho trovato alcuna menzione allo scandalo che l'ha colpita negli ultimi giorni, che ha portato all'arresto del CEO. L'inarrestabile cavalcata delle azioni, iniziata nel 2008 a 3,4 euro per azione, ha raggiunto il picco nel 2018 a 199 euro. In soli 10 anni, 1000 euro investiti in questa azienda sarebbero diventati 57.527 euro. Un risultato pazzesco, però adesso il valore azionario si sta velocemente sgretolando. La cosa più assurda è che l'inesattezza del reporting e la poca trasparenza dell'azienda venivano già segnalate dal 2008, come vi mostrerò tra poco. Questo è l'ennesimo esempio che dimostra l'inefficienza dei mercati. Nessuno ha voluto indagare, nessuno ha voluto ascoltare le critiche che venivano fatte alla mala gestione di Wirecard, e il risultato è stato un patatrac pazzesco. Benvenuti su Investire con Gus. Come avrete già capito, oggi vi parlerò dello scandalo che ha colpito Wirecard. Prima di iniziare, ricordatevi di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Perché per realizzare questo video ho dovuto fare tanta ma tanta fatica, ho fatto molte ricerche e mi sono informato molto sulla vicenda. Per noi investitori consapevoli, la cosa più interessante di questo disastro è quello che ci può insegnare. Alla fine del video vi mostrerò quali lezioni possiamo trarre da questa vicenda per poter diventare degli investitori migliori, perciò guardate questo video fino alla fine. Voglio iniziare raccontandovi una storia che ha dell'incredibile. A maggio 2008 un ragazzo ha postato su Wall Street Online, il più grosso forum borsistico tedesco, un articolo in cui segnalava alcune problematiche riguardanti Wirecard. Reporting non trasparente, strane acquisizioni effettuate alla fine dell'anno, continui aumenti di capitale nonostante la profittabilità dell'azienda, gestione contabile troppo ottimista e infine il sospetto che l'azienda effettuasse riciclaggio di denaro. Wirecard spinse immediatamente per la rimozione del post. E come vedremo tra un po', questo oscurantismo fu una pratica comunemente adottata dall'azienda tedesca. L'articolo pubblicato dal nostro eroe venne copiato e pubblicato su una newsletter gestita da un hedge fund, i cui vertici vennero arrestati per manipolazione del mercato. Poiché prima di pubblicare questi report si posizionavano in modo da guadagnare dal conseguente movimento del mercato. Wirecard denunciò tutte le persone connesse alla vicenda, anche il povero autore del post, che ricevette una simpatica visita della polizia tedesca, la quale fortunatamente capì subito che il ragazzo era soltanto l'autore di un'analisi finanziaria. Qual è la morale di questa storia? Occhio a parlare male di un'azienda quotata. No, scherzo. La cosa pazzesca è che questa vicenda venne totalmente ignorata dal mercato e dalle autorità garanti, e le azioni diedero inizio alla spettacolare cavalcata di cui vi ho parlato prima. Uno dei più ferventi antagonisti di Wirecard fu il Financial Times, nella persona di Dan McCroom, il quale a partire dal 2015 denunciò il malaffare di Wirecard. Diamo un'occhiata ad un suo articolo pubblicato nell'ottobre del 2019. All'inizio dell'anno, gli uffici di Wirecard a Singapore ricevettero diverse visite da parte della polizia. Sembra infatti che vendite e profitti di numerose filiali asiatiche fossero inventati. Fittizi. Il CEO dell'azienda tedesca declinò tutte le accuse e accusò a sua volta il Financial Times, dicendo che il suo giornalismo è sospetto e corrotto, arrivando addirittura ad affermare che il Financial Times si fosse messo d'accordo con gli shortisti per guadagnare da queste false accuse. Negli anni Wirecard ha pompato la sua crescita effettuando numerose acquisizioni. Apro una piccola parentesi: quando un'azienda cresce soltanto grazie ad acquisizioni, magari accumulando tantissimo debito, fatevi due domande, perché vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nel business, che il business non riesce ad essere sviluppato, non riesce più a crescere, perciò l'azienda, per pompare la crescita, ha la necessità di compiere queste acquisizioni. Il grosso della tesi del Financial Times contro Wirecard si basa su Alelam Solutions, un'azienda partner dell'azienda tedesca che dovrebbe aver contribuito a una grossa fetta dell'utile. Dico dovrebbe perché secondo le ricerche del Financial Times questa azienda è fittizia. Alla fine l'analisi del giornale inglese si è dimostrata corretta e Alelam è stata liquidata il 2 maggio. E alla fine, la scorsa settimana, gli auditors si sono accorti che 1,9 miliardi di euro sono magicamente spariti dal bilancio di Wirecard. E l'azienda si è dichiarata insolvente. In poche parole era tutta una grande, enorme truffa. E probabilmente l'azienda vale zero, o addirittura meno di zero, perché non è in grado di pagare i suoi debiti. La cosa più scandalosa di tutta questa vicenda è come il malaffare di Wirecard si è passato inosservato per una decade. I report contro questa azienda erano numerosi, quindi come ha potuto la BaFin, la Consob tedesca, ignorare la vicenda? Com'è possibile che nessuno degli enti regolatori tedeschi non abbia indagato a fondo nella vicenda? È assurdo, è una follia totale, anzi peggio, è una dimostrazione di inadempienza e di incompetenza.
incompetenza. E poi gli auditors, come hanno potuto approvare i bilanci di questa azienda? Gli auditors sono aziende che si occupano di revisione dei conti e controllo e approvazione dei bilanci. L'auditor di Wirecard è stato Ernst & Young, uno dei Big Four, insieme a PwC, Deloitte e KPMG. Non si sono accorti di niente o si sono girati dall'altra parte? Voglio sperare che verrà svolta un'indagine per appurare se anche Ernst & Young abbia delle colpe in tutta questa vicenda. Dopo che ho preparato il video è uscito questo articolo, perciò questa è una piccola aggiunta postuma. Praticamente sembra che le persone che avevano investito in Wirecard adesso vogliono fare causa a Ernst & Young per la loro pessima gestione e interpretazione della situazione. Infatti, come vi dicevo prima, i revisori dovrebbero accorgersi di queste truffe, di queste manipolazioni dei bilanci, e se non se ne accorgono vuol dire che non sono molto sul pezzo e che non ci si può fidare di loro. Ma vediamo cosa ci dice questo articolo. Come vediamo qua, Ernst Young ha dichiarato che anche la più robusta e estesa procedura di auditing non avrebbe potuto scoprire quello che hanno chiamato una frode collusiva. Questa dichiarazione però non sta né in cielo né in terra. Se il Financial Times è riuscito a accorgersi della truffa di Wirecard, com'è possibile che un auditor che ha accesso ai loro bilanci, che visita le loro sedi e che dovrebbe veramente vigilare sulla situazione non si sia accorta di nulla? Ma andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è scritto. Ecco, questa parte è interessante. Egli ha detto a CNBC che c'erano chiare indicazioni che questa era un'elaborata e sofisticata frode che ha coinvolto diverse parti in tutto il mondo in istituzioni differenti con un deliberato scopo di ingannare. Andiamo avanti, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Oh, ecco qua, questo sembra molto interessante. Stando al giornale tedesco Der Spiegel, anche SoftBank, la grossissima azienda giapponese, sta pianificando di far causa a Ypsilon per questa debacle. Infatti l'anno scorso l'azienda giapponese ha investito 900 milioni di euro in Wirecard. L'ennesimo errore di SoftBank, che negli ultimi anni sta facendo parecchie scelte sbagliate. Perciò la situazione è questa, la gente sta iniziando a ribellarsi e a far causa a Ypsilon per la sua pessima gestione. Staremo a vedere cosa succederà in tribunale e cosa decideranno di fare gli enti regolatori. Una cosa che per me appare sicura è che Ypsilon merita una punizione per questa pessima gestione, perché non è possibile che un'azienda che revisiona i bilanci e dà la sua approvazione ai bilanci si sia fatta sfuggire una frode di dimensioni colossali. Ovviamente le azioni Wirecard sono finalmente crollate rovinosamente. Noi investitori intelligenti possiamo fare tesoro di questa storia e imparare delle lezioni che potranno esserci utili nelle nostre analisi. La lezione numero uno è che il mercato è stupido e inefficiente. A molti accademici piace sostenere che i mercati siano efficienti, ma queste e mille altre vicende dimostrano che non lo sono. I mercati sono come le persone che li muovono, si fanno guidare da sogni ed emozioni, e questo li rende irrazionali e inefficienti. Lezione numero 2. Lo short è molto ma molto pericoloso. Il ragazzo della prima storia aveva affiutato la fraudolenza di Wirecard, però ci sono voluti 12 anni perché il mercato se ne accorgesse. 12 anni! Ha avuto ragione, però non gli è servito a niente. Nemmeno una possibile frode è riuscita a spaventare il toro scatenato. Nei mercati avere ragione non serve a niente. Ciò che importa è fare soldi. La terza lezione è che se un business sembra troppo bello per essere vero, probabilmente c'è qualcosa sotto, c'è qualche truffa o qualcosa di strano. Lezione numero 4. Analisti, auditors e investitori professionisti spesso ignorano la realtà soltanto per fare soldi. E spesso semplicemente non sanno quello che fanno. Come in tutte le cose, anche nel mondo degli investimenti, l'1% è estremamente capace, mentre il restante 99% ha capacità mediocri. E l'ultima lezione è che le autorità non sempre agiscono bene e non sono una garanzia di sicurezza. Adesso l'ultima cosa che ci resta da fare è provare a dare un'occhiata al bilancio di Wirecard per cercare di capire se ci sono cose strane che avrebbero potuto segnalarci la truffa di Wirecard. Guardate che roba oggi, meno 63% e quota 1,28 euro. Se vi ricordate, come vi ho mostrato prima, il massimo che ha raggiunto è stato 200 euro, un crollo veramente pazzesco. Ma adesso basta chiacchiere e andiamo a vedere il conto economico. La prima cosa che si nota è una crescita esponenziale delle vendite, una crescita veramente mostruosa, più o meno del 35-40% annuo. Effettivamente una crescita così rapida può far pensare che ci sia qualcosa di strano sotto. Però andiamo avanti. Come vedete, un'altra cosa da notare è che la crescita dei costi operativi è stata più o meno in linea con la crescita dei ricavi, quindi può far pensare che sia normale e che sia tutto sotto controllo. Ecco, però qua vediamo una cosa un po' particolare. Le SG&A, che sarebbero Selling, General and Administrative Expense, quindi le spese amministrative e le spese per le vendite, per il marketing, per il procacciamento di nuovi clienti, sono in crescita, sì, però inferiore rispetto alla crescita dei ricavi. Questo vuol dire che per produrre quelle vendite in super crescita, Wirecard non aveva bisogno di assumere tante persone, perciò i costi amministrativi e commerciali sono cresciuti in misura inferiore rispetto a quanto sono cresciute le vendite. Questo poteva essere un segnale che qualcosa di strano c'era, però non me ne sarei mai accorto, onestamente, solo adesso col senno di poi,
Ti fai due domande, ti poni un dubbio. Cosa positiva di questo bilancio è che ci sono pochissimi unusuals. Questa è una cosa che fa segnalare che il business è sano, che non ci sono cause o altre spese particolari che non erano state preventivate. Continuiamo un po' la nostra analisi. L'utile netto, ecco, la crescita è pazzesca. In 5 anni l'utile è stato triplicato, una crescita veramente mostruosa. Qua l'unica cosa che mi viene in mente è che nel suo libro One Up on Wall Street, Peter Lynch consigliava, quando si acquista un'azione ad alta crescita, di evitare quelle che hanno una crescita degli utili superiore al 25-30%, perché potrebbe voler dire che questa crescita non sarà sostenibile in futuro. E che potrebbero esserci dei crolli nel caso in cui l'azienda non fosse in grado di mantenere quegli altissimi livelli di crescita. Questo è un libro davvero fantastico che ho adorato e considero Peter Lynch una lettura must per ogni persona che voglia fare l'investitore. Perciò vi metto in descrizione il link del suo libro che vi consiglio assolutamente di leggere, perché vi fornirà degli insegnamenti che potrete subito mettere in pratica per l'analisi delle azioni. Perciò sul conto economico c'è poco da dire, l'unica cosa è una crescita veramente altissima. E quella strana incongruenza degli SG&A. Perciò fate molta attenzione quando un'azienda ha crescita veramente altissima, perché potrebbe essere pericolosa. Andiamo avanti, andiamo a dare un'occhiata allo stato patrimoniale, vediamo cosa troviamo, magari là ci saranno indicazioni più interessanti. Mettiamo quarterly per vedere l'ultimo aggiornamento. Allora, vediamo subito che ha 3 miliardi e 800 milioni in contanti, niente male direi. Una cosa che va guardata con molta attenzione quando si analizza un'azienda sono gli accounts receivables, perché spesso questi possono indicare che l'azienda non riesce a riscuotere tutto quello che fattura. Perciò potrebbe esserci un discostamento tra il cash accounting e l'accrual accounting. L'accrual accounting si basa su previsioni, cioè io ho fatturato X, prima o poi riceverò il pagamento. Però non è sempre detto che questo pagamento sarà ricevuto. Quindi monitorare gli accounts receivables è molto importante per capire se l'azienda riesce a riscuotere ciò che fattura. Come vedete, gli accounts receivables sono 1 miliardo e 198 milioni. Diamo un attimo un'occhiata al conto economico perché non mi ricordo quanto era l'utile. Eccoci qua, adesso mi sono accorto che stiamo guardando numeri del 2018, perché il 2019 probabilmente non era ancora stato chiuso, ma non fa niente, guardiamo comunque questi e vediamo l'utile netto che è stato di 347 milioni di euro. Questo vuol dire che a fronte di 1 miliardo e 198 milioni di accounts receivables, loro hanno un utile di 347 milioni. Perciò la situazione è un po' schifosetta, diciamo, perché gli accounts receivables sono 3 volte superiori rispetto all'utile e non è una situazione proprio ottimale. Perciò questa potrebbe essere una red flag, una bandiera rossa che ci fa accendere la lampadina. Spesso mi è capitato di scartare certe aziende perché avevano accounts receivables troppo alti rispetto all'utile. Ma andiamo avanti con la nostra analisi. Inventories ovviamente non ce ne sono perché è un'azienda di pagamenti digitali. E qua non vedo nient'altro di interessante. Vediamo le passività. Ecco, vediamo il debito. A breve termine 155 milioni, ottimale, e viene stracoperto dalle disponibilità liquide. Gli accounts payables invece sono 657 milioni. Questo vuol dire che la gestione dei pagamenti non è ottimale perché devono pagare 657 milioni, ma devono ricevere pagamenti per 1 miliardo e 198 milioni. Questo vuol dire che pagano velocemente i fornitori, però vengono pagati lentamente. Vediamo infine il debito a lungo termine, che è 1 miliardo e 699 milioni. Anche questo è sotto controllo e viene coperto dalle disponibilità liquide. Perciò anche le passività non ci dicono niente di particolarmente interessante. Proviamo a vedere il cash flow, se ci dice qualcosa, se troviamo qualche incongruenza. Cash flow operativo sempre in crescita e sempre positivo, perciò non ci dice assolutamente niente di negativo. Vediamo le attività di investimento. Il CapEx cresce poco, però questo non ci dice assolutamente niente perché è un'azienda che non ha bisogno di investire in asset. Ecco, una cosa che vediamo è quello che vi dicevo prima, che l'azienda esegue moltissime acquisizioni. Come vedete, ogni anno ha speso qualcosa per effettuare acquisizioni. E questa è un'altra bandiera rossa, diciamo, fare molta attenzione ad aziende che crescono soltanto grazie alle acquisizioni. Proviamo infine a vedere le financing activities. Pagava un dividendo, non effettuava buyback, anzi, nel 2014 ha venduto una grossa quantità di azioni e questo è brutto, preoccupante. Quando trovate aziende che vendono azioni proprie, state lontani perché vuol dire che gli EPS, gli utili per azione, andranno a diluirsi e diminuiranno, magari anche se l'azienda aumenterà gli utili. Un'altra cosa da vedere è che l'azienda faceva debiti ogni anno, però questo non è molto importante perché aveva comunque debiti bassi, perciò ci sta assolutamente. Ultima cosa, diamo un'occhiata al free cash flow, che ovviamente è positivo, in super crescita. Perciò il mio giudizio finale è che analizzando soltanto il bilancio non ci si sarebbe accorti della truffa di Wirecard, sarebbe stato molto difficile accorgersene. Poi ovviamente le valutazioni che aveva
raggiunto erano davvero alte, perciò era meglio starci lontano, considerando anche il fatto che erano anni che si parlava di una possibile frode da parte di questa azienda. Perciò non l'avrei sicuramente toccata. Fatemi sapere nei commenti se voi invece magari guardando il bilancio avete notato qualcosa di strano. Sarei molto curioso di sapere se avete visto qualcosa che io non ho visto. Restate connessi ed iscrivetevi al canale perché nelle prossime settimane vi parlerò di un'azienda che potrebbe essere la prossima Wirecard. Ma intanto mettete un mi piace a questo video, commentate, fatemi sapere cosa pensate di tutta questa vicenda e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Ciao a tutti e buoni investimenti!